io ringrazio Francesco, ringrazio tutti i convenuti. Noi abbiamo organizzato questa iniziativa mentre il mondo è sull'orlo, sul baratro di una nuova guerra, come 100 anni fa. No? Il 24 maggio c'è la ricorrenza dell'entrata in guerra dell'Italia e di nuovo i venti di guerra soffiano con grande forza. Che tipo di riflessione abbiamo fatto? Che l'unica voce autorevole che ha una, in qualche maniera una portata mondiale ha denunciato la presenza di una guerra, di una terza guerra mondiale, è stata quella di Papa Francesco, che ha denunciato con molta chiarezza la presenza di una terza guerra mondiale spezzettata. Con le molte tappe, la Libia, lo Yemen, l'Iraq, l'Afghanistan, e diventa sempre più difficile trovare un punto del mondo dove non ci sia una situazione di tensione, fino ad arrivare alla vecchia Europa, il conflitto del Donbass e Ucraina dell'Est. Quindi noi abbiamo voluto organizzare un momento di confronto fra laici e religiosi, chiamando diciamo, i nostri amici che rappresentano in qualche maniera le tre religioni più diffuse del Mediterraneo e vogliamo proprio affrontare questo problema, insomma, del rapporto con la pace tra il pensiero del laico religioso e vogliamo aprire un ragionamento anche sul destino del movimento della pace che sembra scomparso, dormiente, in grossa difficoltà e queste difficoltà colpiscono sia le componenti laiche che quelle religiose del movimento per la pace. E io cedo la parola, passiamo la parola ai giovani, Francesco Valerio, che modererà il dibattito e ringrazio tutti quanti.